Ah, ci siete tutti? Allora, tutti e tre, ok? Vai, andate, andate pure. Vai, vai, andate pure, andate pure. Animazione, ovviamente. Potete... Oh! Incredibile! Cloud vestito! Sarà una 5 stelle, allora. Chi l'avrebbe mai detto? Pazzesco! Io vedo tutto ritardo. Questo diciamo che è un è un intro giusto per darvi la possibilità di fare qualche punto. E Nova muto che non può così, lui che è qua, beh, tanto lui è culone, ora vi recupera easy subito. Facile, io faccio un attimo la pagina della tua live, Joe, perché vedo tutti in ritardo. Va bene, non ti preoccupare. Tanto se senti l'audio da qua. Cazzo, Cloud. Niente, lui Cloud, Matt. E ora vediamo. Allora, l'Orthodox. Quindi, vabbè, quell'acqua e la Butterfly Edge. C'è di meglio. C'è di meglio. HP, dai. Niente, il vostro bonus per. Il vostro bonus per i punti. Non è andato a buon fine. Tifa invece per, vediamo, oddio, attenzione, perché no, Karistan aveva leg staff, quindi niente, rip. Va bene, poi ora vediamo che cosa vi è rimasto. Allora avete il 5 stelle del First Soldier, quello, vabbè, quello delle missioni. Nova invece non ce li ha, quindi niente. Allora, di ticket 4 stelle come siete combinati? 22. Allora, 151, 22. Ok, ora vediamo... 102. Quindi con quelli 4 non conviene. Va bene, allora tiriamo i ticket normali. Andiamo di ticket normali, quelli classici, così partiamo tutti dalla stessa base e siamo a posto. Allora, io direi che facciamo quelli pronto. Allora, sì, quelli normali. Quelli, esatto, questi qua, quelli normali. Allora, 137, 572, 65. Ok, quindi una cinquantina li possiamo fare tutti insieme. Tutti quanti li potete fare insieme. Quando volete, mettetevi sulla schermata, ok? Siete pronti per tirare? Allora, pronti? Via, tirate! Così almeno li vediamo tutti quanti insieme, possiamo reactare tutti quanti insieme. Allora, niente Cloud per Onitsuka vestito, invece attenzione Andrea, attenzione! Ancora Nova, invece yeah, stanno caricando. Ok, niente vestiti per gli altri. Ecco, già partono i culoni qua. Allora, vediamo se c'è un Perry o un Doge. Onitsuka niente. Vediamo se c'è il Perry e il Doge per gli altri. Niente Perry e Doge per nessuno, quindi soltanto Andrea che potenzialmente ha già... un punticino in tasca con Zach, però attenzione, c'è Zach. C'è Zach. Quindi se va di ceremonial già va a 3 punticini, perché fa 1 più 2 della wishlist, quindi prende un punto in più. Ecco, voi siete già pronti per la prossima, perfetto, così siete già lì. Ecco Zach, che è la Falcon. Vabbè. Va bene, quindi abbiamo un punto comunque per Andrea, perché ha preso, anzi due punti, perché ha preso due 5 stelle. Quindi due punti già per lui. Appena ci sei me lo dici? Culone. Ah, lui fa esce e rientra per pullare, vedi, lui usa il metodo quasi metodo giappino. Allora, ci siete? 3, 2, 1, let's go! Così siamo tutti coordinati e li possiamo vedere tutti. Allora, niente Cloud vestito per Onitsuka. Cloud classico. Il mio sta fetendo. Si è vestito prima per l'occasione, però. Ah, Karistan invece ha un abito lungo da cerimonia, quindi attenzione,
Quindi già. Mica oh, di nuovo! Madonna mia! Ragazzi, niente, veramente incredibile. Ma questo non va bene. Dio, io devo farti dire. Con le collaborazioni mi devono uscire lì le cose, non sti cose. Culone. Quindi Onizuka e Nova, vediamo Nova se ha il Perry o il Dodge. Ah no, tu ha fatto il coso, niente, quindi niente, anche Nova vuoto. Quindi mica vediamo. Mi sto buttando la fortuna io qua. Hai accumulato tanto e quindi Tifa però attenzione, aspetta, lui aveva no, non ce l'aveva mica lui Tifa, quindi un punto. Con Zack e Sephiroth, quello chi è? No, chi è Glenn? È Glenn. Ancora due. Quindi Andy va a 4 e invece abbiamo Karistan che va a 1. Oh, la Shockbuster, grande, questa la volevo. Però non è wishlist. No, però mi va bene. È la Radiant, dai, va bene. Va bene. Allora, ci siamo tutti, vediamo. Ah, Nova che tenta il metodo giappino. Attenzione. No, attenzione, anche Onizuka tenta il metodo giappino. Mamma mia, qui... Ah, attenzione, quando ci siete, 3, 2, 1, let's go. Ah, vedi che siete belli coordinati, vedi che bellina sta cosa. Ah, vedi che sono belle ste robe. Onizuka, niente vestito. Ah, Cloud nudo, no, nudo non si dice. Vediamo Nova, che ha caricato, niente vestito neanche per Nova. Niente vestito neanche per Karistan. Vediamo Andrea ora che lui arriva sempre in ritardo però vestito. Ma mi sa che fa fatica il mio telefono con Discord. Immagino. È un po' anche il mio. Vediamo se ci sono. Vabbè, non vi preoccupate, ragazzi, state sereni. Non... Anche se aspettiamo un po' in più, niente ci fa. Anzi, content. Ah, schivata però, attenzione, schivata. Onizuka però c'ha un c'ha una Lucia, una wife. E niente, invece Andrea è andato liscio. 3 su 3 shaft. Quindi ah no, era Yuffie Arctic Star, quindi Onizuka va a 1. Nova ancora all'asciutto. Perché lui è il culone, quindi quindi 2 punti per Madonna mia, che culo. Ok. Ha fatto il Perry, cosa fa? Non l'ho visto. Le ha schivato. Ah, madonna mia. E niente. Probabilmente sì, la ricarico. Probabilmente sì. Uno, ne è uno solo, che è Aeris. Quindi già possiamo segnare 5. Ok, gli altri sono già pronti. Che però è inguardabile il mio, raga, ci mette una vita. Ma va bene, non ti preoccupare. Tanto poi casomai taglio, faccio, dico, no, no. Non ti preoccupare. Quando ci sei, no, dimmelo. Quindi nel frattempo c'è anche la musica. Sotto mi collego dal PC, quello stavo pensando. Se mi dovessi collegare dal PC se... devi ritagliare. No, penso di no. Mi aspetti 2 secondi? Vai. E tanto... Dato giappino, attenzione! 1, 2, 3, let's go! Andate! Ora, giustamente, gli altri un po' più velocini. Allora, niente vestito. Vediamo come siamo combinati. Niente vestito. Soltanto Nova rimane. Vediamo se lui ha il vestito. Oppure dobbiamo sperare nel Perry. Oh! E Nova, attenzione! Nova qui vuole fare il colpaccio. Vediamo se gli altri hanno un Perry. Oh, Perry per Onizuka. E vediamo. Dai che nascono 2. E invece niente. Dall'altro lato niente. Niente, stava vedendo un ruttone, incredibile, l'ho trattenuto.
E Onitsuka ha una Eris, quindi non mi ricordo se lui... la Egg Staff Onitsuka, attenzione! Onitsuka potrebbe... attenzione anche Nova! Che però non c'è niente di quello che aveva in wishlist, quindi prende comunque due punti. Quindi Nova lo mettiamo con due punti. Niente. Onitsuka prende un altro punto. L'Arc Sword per Nova, per di Zac, ovviamente. E poi l'altra arriva, una bella Fairy Tail blu che ci sta da sempre. E invece per Eris abbiamo una Fairy Tail buona, finalmente rosa, ottima. Oddio, ok, c'è appena c'è Nova, ci siamo tutti. Allora, quando volete, 3, 2, 1, go! Vedete che sono belli coordinati i ragazzini qua. Bello, mi piace questa cosa. Oddio, ho sentito un doppio audio? Sì, ero io. Va bene, tutto a posto. L'importante è che mi stavo preoccupando che fosse dal mio, per questo mi sono allertato. Allora, niente vestiti per nessuno. Vediamo se c'è un parry o una schivata che potrebbe simboleggiare punti. Niente parry. Un parry per Onitsuka. Niente parry per Karistan. A volte lo chiamo Karistan, a volte Karistan. Voi ragazzi non fateci caso, io sono così, gli accenti li uso a cazzo. Quindi abbiamo soltanto Onitsuka che potrebbe... attenzione, un Seppo. Quindi Onitsuka va a 3 perché non ha niente di Seppo. Quindi va bene così. Allora, quando ci siete... Allora, Nova mi sa che vuole fare il metodo giappino, sta rischiando. Nova... attenzione, Onitsuka ha fatto un metodo, sta facendo anche lui un piccolo metodo invocativo che non è diverso da quello giappino. Allora, 3, 2, 1, let's go. Guarda che sono belli tutti coordinati, precisi, puliti nei movimenti. Anche chi fa il metodo giappino è pulitissimo nei movimenti. Vestito, madonna, Onitsuka, attenzione, l'aveva predetto. Onitsuka è un veggente. Onitsuka ha predetto che avrebbe recuperato tutti alla quinta pool. E ci siamo. Cioè, veramente, Onitsuka è incredibile. Nostro Onitsuka lo chiamiamo. Onitsuka Damus, potremmo... Niente parry. Vediamo se abbiamo un parry dall'altro lato. Va bene, non ti preoccupare. Così gli altri nel frattempo hanno la possibilità di potersi guardare anche gli altri pool. Niente vestito per Nova. Attenzione! Eris e Lucia per Onitsuka, quindi attenzione, ribaltone, e potrebbe migliorare in più se c'è la Egg Staff. Eris, vediamo cosa ci propone la nostra... oddio, però buona la Mitril Rod, ottima. E poi Lucia cos'è, un black? Ah no, quello è il coso, il Bald Eagle. Molto bene, anch'io le vedo piccolissime. Attenzione Nova però con un Glenn che spunta a caso, incredibile, recupera un punto Nova dal nulla. Vediamo cos'è di Glenn. Niente, la personal style. Va bene, appena ci siete. Aspetta, c'è Nova pronto lì. Senza giappino sto. Attenzione, metodo giappino per Karistan, che incredibile.
Pronti? 3, 2, 1 e via. Tanto questa è l'ultima per Onitsuka, perché ha finito i ticket. Quindi nel caso subentro io. Era appena esce Onitsuka, subentro io. E vi faccio vedere quanto è profonda la tana del bianconiglio. Il gran visir di tutti i culoni. Vi faccio vedere come si pulla. Vediamo se Onitsuka nel suo range finale. Oh, vestito per Nova, però attenzione. Niente Perry. E niente. Vediamo se dall'altro lato c'è un Perry col metodo Giappino. E il metodo Giappino funziona. Infatti c'è il Perry. 5200. Attenzione che ne ha due Nova. Nova sta volando, attenzione. C'è Tifa, che uno e c'è Tifa tra l'altro, quindi vediamo Tifa. Oh. No. E niente Tifa. Vediamo Matt. Tifa muta. Ah, Matt aveva la prime number come... Sì, di Matt c'era la prime number. Nel frattempo qui Karistan ha preso un altro punto. Andiamo a 3. Ah, se vuoi pullare altri ticket, io non so quali altri ticket hai, Onitsuka, se hai quelli 4 hai... Ah, oh, vabbè, altre due pullate le puoi fare se vuoi. Tanto quelli 4 non cambia nulla, cioè li puoi pullare se vuoi. Allora, no, quella di mettere la Broadsword Axis. Ok, niente. E allora, niente, due punti soltanto. Appena ci siete di nuovo... Mi giappinizzo. Attenzione, metodo giappino di nuovo, ci ha preso gusto. Ha visto che col metodo giappino si va. Vai, andate. Gli altri stanno pullando, quindi let's go, potete andare. Onitsuka è stato... Si è lasciato prendere dal trasporto e giustamente ha cliccato, perché dice no, se posso pullare, pullo. È ovvio. Che fai, te ne privi? È giusto, è ovvio. Allora, niente vestiti da nessuno. Oh, madonna, ragazzi, il metodo giappino mi sa che ha influenzato Karistan il metodo giappino. Attenzione, qui si rischia. Tanto siete tutti vicini come punteggio, quindi ve la state giocando. Non c'è nessuno che ancora ha avuto wishlist, però ve la state giocando. Niente Perry. Vediamo se c'è il Perry da parte di Nova, quel gran culone, che più culone non si può. Eccolo, vedi che gran culone, vedi il gran culone, il gran visir dei culon. Vediamo se è entrata in wishlist. Abbiamo una Tifa, Seppo. E un Seppo, quindi Nova, niente. E anche Karistan, niente. Una Shira Blade. Però buona la Shira Blade, ottima. Allora, appena ci siamo, vediamo un po' quello che flexa con i 608 ticket. Così, se la pensa, dice io a me non me ne frega un cazzo. Tra l'altro l'ho cagata, le tre pullate iniziali, poi boh, tutte shaft, quindi ci sta. Allora, ci siamo? Uno, due, tre, vai, let's go. Ah, tu ancora non c'è. Ah, pensavo fosse la scarimata del caricamento. Va bene, recuperi, tranquillo. Appena vai, pulla direttamente, non ti fare problemi. Caricherai. Allora, niente vestiti da nessuna parte. Ah, madonna mia. Karistan sta prendendo la discesa. È entrato nel flusso del Giappone. È entrato nel flusso, nel live stream giapponese, è entrato. So cazzi per voi, ragazzi, ora. Sono cazzi enormi. E vai. Ah, una schivata invece una abbiamo, schivata. Però. Vediamo se Nova adesso riesce a contrastare questo flusso giapponese. Sì, per schivata 5 stelle. Minchia, la chiamata. E invece... Airi. Buono. Abbiamo una Aeris...
Quindi intanto mettiamo già il punticino al nostro Andreuccio e poi vediamo. Ma no, di nuovo sta merda. Snowflake. Vabbè, dai, un ghiacciolo buono. Oltretutto mi ha dato l'arma nuova di Barrett 4 stelle. Ah, però 4 stelle. Non fare il furbetto. Va bene, un Itsuka, hai altri ticket? Ah, vabbè, quelli personaggio. Esatto. Che secondo me è quella l'unica zona dove potrò recuperarli. Allora, se vuoi un Itsuka dopo quelli personaggio li puoi tirare a parte, se vuoi, ovviamente. Assolutamente, mi muto. Ok, va bene, allora leva il tuo schermo che mi aggiungo io. Poi se vuoi stare in vocale puoi stare tranquillamente. Allora, Andrea, ci sei? Sì, ok. 3, 2, 1 e let's go. Allora, Onitsuka chiude con un dignitosissimo 5 punti, quindi vuol dire che ha fatto praticamente un punto a pullata, quindi ottimo. E ora vediamo gli altri. Oh, vestito, attenzione. Madonna. C'è Karistan che sta prendendo il volo, attenzione. Nessun Perry. Alexa, stop. Vediamo Nova. Nova niente. Vediamo cosa c'è. Cos'è Red? Ah no, Barrett. Attenzione. Anche se esce elettrocannon rosico, io lo voglio. Ah, micro laser tra l'altro. GG. Bello. Minchia. Top. Va bene. Ci siamo. Allora, aspettiamo Nova. Che arriva. Nova è così perché sta scaricando il culo, capito? Quindi... Io ho finito il culo da quando ho cambiato. Lo fa apposta. Ok, ci siamo. 3, 2, 1 e let's go. Niente vestito. Vediamo. Niente vestito, però attenzione, non è detto nulla. Vi ricordo che ci sono le animazioni importanti, per chi se lo fosse dimenticato, per chi non lo sapesse. Difficile, perché siamo tutti che giochiamo, però ci tengo a precisarlo. Oh, e vai. Schivata. Attenzione, abbiamo avuto una schivata. E vediamo dagli altri lati cosa sta succedendo. Vedo Cloud che attacca. È schivata da entrambi, incredibile, quasi coordinata. Chi è quello? Ah, Tifa, attenzione. Dai, banni. Attenzione Tifa, potrebbe portare un buon punteggio. Madonna, lì addirittura due. Tra l'altro Zack e Kite da quella, attenzione. Mamma mia, si potrebbe fare tipo colpaccio incredibile, super mega incredibile. Allora, Tifa, che cos'è Tifa? Chissà cos'è. Niente. No, minchia. Sonic Striker per Nova, quindi Nova va a 7. Minchia, no, questo è proprio inutile. Ce l'ho già ubbidito. Yellow Megaphone invece, quindi doppio punto. E c'è anche Zack che è la Cerimonial. Ma con doppio colpaccio di Karistan che becca praticamente due armi wishlist in una botta sola e fa lo scalpello, il sorpasso a sinistra mettendosi lì davanti a tutti, incredibile. Il metodo giappino funziona. Metodo giappino, ragazzi, c'è poco da fare. Il metodo giappino è stato proprio approvato dalle Nazioni Unite. C'è poco da fare.
appena ci siete. Culone, culone, culone. Eh sì, qua è il caso di dirlo, culone, culone. Allora, 3, 2, 1, let's go. Oh, vestito. Vestito Cloud. Dall'altro lato Cloud invece non è vestito, ma... Ma Nova hai pullato? Oh oh. Nova, mi sa che... Ah, mi sono morto le cuffie. Ah, va bene, ok, va bene, tranquillo. Tranquillo, non ti preoccupare. Vabbè, tu nel caso se ti vuoi ricollegare, vieni, tranquillo, non farti problemi. Oh, attenzione, Perry. Dall'altro lato Perry. E c'è un Matt. Attenzione. È un Matt anche dall'altro lato. Coincidenza? Vabbè, io non vabbè. Credo. Ah no, non è Matt. Oddio, mi sembrava Matt, invece Lucia. Non ho visto la pelata, tipo. Pensavo fosse Matt. E invece, niente. Ok, si è scollegato. Ok, allora, 3, sì, sì. 2, 1, let's go. Vai, battuta finale. Vediamo se Karistan riesce a portarsi il primo torneo interno Troubleshooting Ever Crisis con il doppio colpaccio della wishlist. Anzi, ora ci sfidiamo noi due, dai. Ci sfidiamo noi due a suon di pullata. Vediamo cosa succede qua. Oh! Attenzione! Attenzione! Schivata, schivata! E dall'altro lato, oh, potrebbe finire o in pareggio. Potrebbe finire in pareggio. Oddio, è un Barrett. Electrocannon, dai. Se dai, c'è l'Electrocannon, vince. Vince il nostro Andy o Andrea, chiamatelo come volete. Altrimenti, finisce in pareggio. Dai, dai. È tutto dai, qui. Dai. È tutto qui. Si decide tutto qua. Oh. Ah, niente, il solito bazooka. Mannaggia. E niente, finisce in pareggio. Belle pullate però, finisce in pareggio. Con un punteggio di 9 punti per Andy, 9 punti per Karistan, 5 punti per Onizuka, che però ha lasciato prima, quindi ottimo risultato. E Nova che è esploso, come una Nova, come una supernova, proprio letteralmente, con ben 7 punti. Questi poi magari li metto... montaggio, faccio un po' di cazzate io mentre monto il video. Ciao Junina, mentre monto il video faccio cagate, quindi va bene così. Va bene ragazzi, io intanto vi ringrazio, perché ovviamente vi ringrazio. C'è anche Onizuka che poi vuole lanciare i ticket, quelli dei personaggi, quindi lo facciamo ricollegare magari. Io se vuoi gioco posso pullare ancora, eh. Ok, va bene. E allora, ok, va bene, hai anche 4 stelle. Aspetta, di chi sono questi 4 stelle? Miei. Ah no, ah ok, no. Allora c'è, allora sì, potete pullare i 4 stelle se ce le avete. Tu ce le hai, eh. Ah sì, ce le avete, ah allora sì, andate. Altre 3 pull le potete fare, visto che ne ha 35, quindi sì. Ok, vai, let's go, ci siamo. Vedi tu il via. 3, 2, 1, go, andiamo. E allora non è finita ancora, attenzione. Partita combattutissima. Oh, attenzione. Ah, un vestito vedo. Vestitino. Vedo un vestitino. Ma c'è speranza dei 4 stelle allora? A me non mi escono un cazzo, quindi io non ci spero più. Per me 4 stelle sono una scammata incredibile.
Ah, per Madonna mia, cioè 5 stelle dai 4 stelle, incredibile. Mai vista sta roba. Mai vista sta roba. Oh. Oh, 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 attenzione. Tifa e Matt. Attenzione, Tifa e Matt. E lì invece un miserissimo red. Ah, oh, mi servono, mi servono, buono. Doveva anche uscire un red, lo ricordo. È vero, red effettivamente non... ma perché red adesso è OP, quindi l'hanno... Ah, lo stanno boostando, dici. Sì. Dici che lo stanno, effettivamente lo stanno boostando. C'è troppe armi utili adesso, quindi... Cos'è? Ah, Core Defender, buono. Allora, quindi ho qua sulla... Ok, qui c'ho... Ok. Perché mi devo vedere chi avevo sulla destra e sulla sinistra, perché mi stavo confondendo. Allora, 3, 2, 1, let's go. Allora, niente vestito. E niente vestito, però... Ricordiamoci che non tutto è detto ancora. Niente. E dall'altro lato. Perry, attenzione. Quindi Karistan allunga le distanze. Qui state prendendo gli schiaffi. Vabbè, in realtà il bello è anche questo, però. Vediamo quante ne escono, soprattutto cosa. Perché la domanda è cosa esce. Oh, vedo un Matt. Quindi un punticino. Però Matt ha tante sorprese. Potrebbe essere una bella siringe. Potrebbe essere una bella... No, la siringe non l'hanno messa. Ah no? Non l'hanno messa? No, purtroppo no. Invece non è la siringe, è un absolute. Che... L'unica che non l'hanno messa. Certo, effettivamente è uscita ora, quindi è uscita adesso, esatto. E... Allora, 1, 2, 3, via. Oh cazzo, scusa. Quindi gli ultimi, vabbè, tranquillo, non ti vedo tanto, siete veloci nelle animazioni. Niente vestitini. Niente vestitini. Qui siamo a corto di vestiti. Comunque si potrebbero aggiungere un po' di animazioni nuove, anche altri personaggi, qualcosa. Ma secondo me arriveranno. Oh, un Perry. Perry, attenzione. Perry da un lato e dall'altro niente, quindi ci potrebbe essere un recupero. Attenzione. Vediamo se c'è il recupero. Zack. Ah, c'è Zack. Quindi. Dai. Con una cerimonial si arriverebbe al momentaneo pareggio. Ah, dammi una cerimonial. E chi invece è un Arc. No, la Cutlass. Bello. Benissimo. Ok. Vediamo se c'è altro da pullare. Così ci organizziamo. Allora ci sono le armi, quelle lì sono 7, lì ce ne sono 5, quindi in realtà multi da 10 non riusciamo a farle. Volevi! Guarda che faccia, guarda che faccia, non se l'aspettava. C'è Alex che ti dedica un volevi, va bene. E allora come siamo combinati? Niente, lì multi da 10 non ne abbiamo. Vabbè, da 7 la può fare comunque, se la vuole fare per me non è un problema. Tanto alla fine li dobbiamo comunque consumare sti ticket, poi non so.
tu vabbè, tu sei pieno di ticket, manco te lo chiedo, tu hai tutto praticamente il pacchetto della dodicesima generazione. Va bene, cari, se vuoi fare la multi con 7, per me la puoi fare, eh? Cioè non è un problema. Ma sì, dai, la 7, porta va bene, fortuna. Ok, dai. E allora vai, praticamente ultimissime risorse, 3, 2, 1 e via, let's go. Metodo giappino, si tenta il tutto per tutto. Si cerca di, tra l'altro 7, che come Final Fantasy 7, perché giustamente noi qui non accarezziamo le bambole, accarezziamo soltanto le vostre teste, cuccioli, no, dissociamo. Accarezziamo Tifa. Accarezziamo Tifa, senza, oh madonna, senza dubbio. E vediamo se effettivamente il numero 7 qui porta bene o se è invece il 7. E invece il 7 nada. E il 7 rimane lì, mezzo aperto. E niente, rimane lì, bloccato. Però è giusto provarci, finché uno ha le risorse è giusto provarci. Va bene. Cosa si accarezza di Tifa? Lasciamo stare, questo poi ne parliamo dopo. Allora, avete altro che volete pullare? Sì, io ho un po' di etichette, me li faccio fuori. Io ve li chiedo così, se avete anche gli stessi. Vabbè, avete i ticket dei personaggi volendo. Se ce li avete ancora. Io quelli in caso li pullo. Ok. Così Onitsuka rientra in gioco. Sì, ce li avete quelli dei personaggi, no? Oppure... cioè, almeno 10 li avete, nel senso... Sì. Che tecnicamente dovremmo averne 15. Non siamo a questo. Pullate pure, vai, andate. Ho sentito let's go e poi... Sì, sì, si è fatto bene, non ti preoccupare. Va benissimo. Tanto ci sono le animazioni di mezzo, quindi non c'è problema. Allora, vediamo se beccate l'Electro Cannon. 5 punti, così, a caso. Ah, Perry, attenzione. Minchia, io questa la pago nei banner, già lo so. Aia. No, c'ho troppo culo stasera. Le farà scontare nei banner. Oddio, mi sa che ho messo però due volte Onitsuka. Sì, perché quell'animazione è due volte Onitsuka. Aspettate un attimo che qui ho fatto un casino. Ho fatto un grande casino come al solito. Eh sì, infatti ho iniziato a due volte. Mi stavo chiedendo perché ero così coordinato, perfetto con Andy. Infatti, pure io, la domanda mi è nata da quell'esatto momento. Ho detto, lascio la pallina gialla. Ok, ci sei. Quando vuoi la puoi fare scoppiare. Ah, ok. L'ho sistemato, era semplicemente perché eravate uno accanto all'altro. Oh, buono, l'enemy launcher, va bene, buona. Non ce l'avevo alta, quindi va bene, dai. Solid bazooka invece dall'altro lato, e tu invece tu hai tutte e tre stelle. Quindi ah, mi è arrivato una parte, mi è arrivata. Però c'è, l'importante c'è. È che c'è, sappiamo che c'è, arriverà prima o poi, c'è. Va bene, tu ne hai altri Tifa. 10 di Barrett. Ah, ok, Tifa per Onitsuka. Ah, no, aspetta. No, c'è Barrett, fai fare altri 10. Ah, c'è altri 10 ce li hai di Barrett, ok. No, io no, però giustamente se c'è qualcun altro che li ha. Ah, no, beh, no, se potete pullare quello che volete. Non è un problema. Qua pullate quello che volete, state sereni. Ah, ok, se vogliamo quello pullate. Che vogliamo, sì, vado... vai, pullate. Quello che volete, pullate. Non c'è... qua non c'è il limite, era per Barrett perché sapevo che l'Electro Cannon... Allora te che faccio, siccome mi hai... guarda che calcolone, siccome mi ha già dato la 5 stelle con Barrett, adesso me ne prendo uno che non me ne fotto un cazzo di avere 5 stelle. Ah, tipo che freghi il sistema, capito? Inganni il gioco dicendo tanto a me non mi interessa, fammi sciappare, esatto. Così dopo sculo. Esatto. Giusto. Schivata per Onitsuka intanto, qui la cosa si fa seria. Niente vestiti da parte, schivata dall'altro. Allora, abbiamo una Tifa che vediamo cosa c'è.
Niente, niente. Ancora, ancora i Tiger Fang. Tiger Fang per la tifa nazionale. E vediamo invece lì un Claudino cosa esce. Ah, va bene, ok. Per il DPS ghiaccio può andar bene. Le Lance Sword. Io ora abbiamo di Glenn, Cloud e vediamo adesso cosa si sceglie per la roulette. Io però ho perso la sincrona, il sincrono, non so più se devo pullare, sono indietro, come sono messo. Ora ve lo dico io. 3, 2, 1, go, andate. Vediamo qui chi invece chi riusciamo a trovare. Fatto, guardate che bella la sincronia questa volta vera tra Onitsuka ed Andy. Questa volta è vera, non è speculata dallo schermo sbagliato. Ah, vedete che bellini come corrono insieme. Ah, guarda. Si tengono mano per mano. Ah, però uno schiva e l'altro parria, incredibile. Cazzo, quindi Glenn 5 stelle, tutta per te. Anche per tutti i ferri qua avete fatto. Ferri schivato, ovviamente, vabbè, 5 stelle, ci sta. Ciao Ruben! Notte, Ruben. Bella. Madonna mia! Onitsuka ha preso il jet. Quanti ne ha date? 3 gliene ha date. Sta minchia. Me le godo. Niente, quelli sono i Crystal Gloves se non sbaglio di Tifa. Oh, buono. Questa c'ha la livello 90. La Crew Kicker, questa è caruccia, quella fuoco. HP fuoco, buono. Nella merda è andata bene. Crystal Sword, la prima. Vediamo cos'altro esce per Cloud. Ah, minchia, la Sky Splitter. Buonissima. Va bene. Buonissima. Una Maritim e poi e invece no, ti ha dato una bellissima Butterfly Edge. Ora abbiamo Red da una parte, Glenn dall'altra. Sì, sempre di Glenn. E vediamo cosa sceglie Onitsuka. Yuffie. Va benissimo. Allora 3 2 1 e let's go. Se mi dà di nuovo 5 stelle di Glenn me ne vado. È impossibile. vabbè, però ti dà un ultimatic, sarebbe figo. Vabbè, sì. Se arrivasse così. Un ultimatic. Mi sa che non ce l'ho neanche 5 stelle. Ah, addirittura, quindi è anche meglio. Già almeno in saccoccio. Ce l'ho 4. Allora, vediamo. Una schivata. Niente. Per Glenn, niente. Vediamo Red se ci dà qualche gioia ora che... invece Red, ora che deve uscire non esce, visto proprio... Fatto apposta, proprio un cane. Veramente, madonna mia, Onitsuka, altre due di Yuffie. Madonna, Onitsuka, incredibile. Bene ritornare, Onitsuka. Mamma mia, si è riposato, ve l'ho detto, si è riposato. Ha fatto accumulare l'energia sculonica e ora vi sta dando i cazzotti a tutti. Mi mancano tre parti qua per la Shockbuster e c'ho due UB, ottimo. Boomerang per il fuoco. E l'altra era quella che potenziava il magico, se non sbaglio. Il Nunjitsu, quella minchia del cazzo è. Quella sì. Questo non so neanche cos'è. E allora abbiamo... il Crystal Cross, sì. Quella che potenzia l'attacco magico. Baffa magico, sì. E allora abbiamo Yuffie da una parte, poi... Vediamo cosa scelgono i nostri eroi. Allora, io vado di... Vado di Zack. Vediamo se la cerimonia spunta. No, dai, ci sto, me lo sento. Vado anch'io di Zack. Oh, va bene. E allora 3, 2, 1, vo. Ah, tutti Zack. Vai, tutti Zack. Allora, qui se siete tutti coordinati, a chi esce la cerimonia prende un bel bonus. Allora, lì niente vestiti, niente nessuno. Tutti nudi. Tutti nudi? Vi piacerebbe avere il Cloud nudo, E invece, no. Vi beccate in Spider-Man Sakina, nudo. A Sakina gli piace. A Sakina gli piace Cloud e noi non glielo diamo apposta.
così impara. Oh, oh, Perry, Perry, oh, attenzione, vediamo se c'è il terzo Perry di fila e qui scoppia la magia. Ah, niente terzo, dai, dai, Perry. Però da dammi quel lato 3-4 armi. Minchia, una. Una e una, niente, una ciascuno per tutti e due. Però vediamo quest'arma cos'è. Potrebbe essere tutto, potrebbe essere niente. Potrebbe essere Red che fa un... No, non può essere Red. No. Almeno questa volta non c'è Red. Almeno, almeno, almeno qui siamo salvi. La cerimonia me l'ha data, 3 stelle però. Il... E invece a Onitsuka gli ha vediamo dato l'altra. Vado. Quella che abbassa... Boom. Oh, buono, ah, buono. La stessa, buono, la Twinkling Star. Quindi avete preso entrambi la Twinkling. Ora abbiamo Yuffie da una parte... Bene. E poi vediamo chi scegliete. Allora io, siccome mi ha dato il 5 stelle, devo scegliere qualcuno uno che non me ne frega niente. Ok, sì, non me ne frega niente. Quindi abbiamo Yuffie, Lucia e Kaizit. Kaizit, va bene. Allora 3, 2, 1, go. Kaizit, se esce il yellow va bene. Se esce yellow è tanta niente roba. Certo, però Yellow senza costume perde un sacco. Hai ragione, quello è vero. Infatti da un lato rosico. Però intanto me la tengo, poi chissà, magari se ce le faranno recuperare le skin un giorno, prima o poi. Chi lo sa, se si svegliano. ci starebbe recuperare. Io mi accontenterei di un bundle dove lo paghi, danno la skin e magari dei ticket, qualche cazzata. Ma sì, anche per minchia. Perry, schivato. Cioè, se mi facessero un pacchetto del genere, probabilmente lo prenderei. Tanto già so che me lo buttano a 40 euro. Sì, anche perché possono monetizzare su roba già venduta. Già uscito. Non capisco perché non lo faccio. Ma queste cose, secondo me, ora stanno aspettando il momento. Madonna mia! Onitsuka, veramente, scandaloso stasera. Altre tre di... così, a casissimo. Cioè, ma Onitsuka ha preso la discesa, ragazzi. Cioè... No, di nuovo sto Crystal il, di... Ah, Silver. Questo è il Silver. Ma no, Onitsuka quasi scandaloso, mi verrebbe da dire. Ah no, il primo che pensavo fosse. Ah, questa è buona, la Pulse Gun, vento, attacco magico fisico. Poi abbiamo un'altra Pulse Gun. Minchia, alla terza parte il filotto. No, niente, pensavo. Ok, l'SSR 1976. Allora abbiamo due Kaizit e vediamo ora Onitsuka chi sceglie per il suo showcase pool. Red. Ok, e allora 3, 2, 1, go. Vediamo cosa ci riservano questi personaggi. Ah, ovviamente Red vestito, palese. Red. Red è garantito. Red ormai è il PT. Ma se ti capita quello Fire Ice, quello è tanta roba. Quello sì. Potrebbe essere interessante. Vediamo cosa succede qui. Oh, niente. Male. Vediamo se c'è il Perry dall'altro lato. Ho una schivata. Quello che è. E niente. Niente. Onitsuka qui. Niente, sta contrastando due addirittura di Red. Vediamo cosa c'è. Niente, Onitsuka ha contattato Koso Nomura, Nojima. Tutti ha contattato. Ha detto, ragazzi, qua devo pullare. Rubber collar. Quindi. Ha contattato tutti e ha detto, ragazzi, qua è il gold collar. Vabbè. No. Ora abbiamo invece Glenn. Poi vediamo chi c'è. Red. Mi gioco Iris. Ok. E ne poi è Kite. Ti giochi Kite? Sì. Va ci bene. Fortuna, va bene. Allora 3, 2, 1, let's go.
Certo, giocarsi un kite con, un, con magari con due, tre yellow che escono tutti di fila potrebbe essere figo. Vestito. Vestito. C'è un vestitino. Di Iris una sana umbrella. Non ci sarebbe male, ma anche una fairy tale. Sono indietrissimo con la fairy tale. Però solo B2. Sono veramente messo male. Dove succedere? Niente Veronizuka, giustamente battuta d'arresto e ricaricare il culo. Ora sta facendo il numero di Nojima. Io lo vedo qua che è lì pronto, anzi di Nomura più che Nojima. Qui è tutta colpa di Nomura, quindi chiamiamo Nomura. E vediamo invece Eris cosa ci regala. Un po'. Se ci regala una soddisfazione o ci regala un mazzo di funghi. La Snowflake, terza Snowflake di fila praticamente. Non bravissimo. Credo. Ottima. Niente, ti vuole dare il ghiacciolo. Che ci vuoi fare? Non ci credo. Ti vuole dare il ghiacciolo. Tra l'altro, sta roba non mi ricordo neanche che attacco che magico ghiaccio. Se non sbaglio, ah, ok. Va bene per Sephiroth. Un bel ghiacciolino. Diceva che arriva il caldo. E allora abbiamo Sephiroth da una parte, Sephiroth anche dall'altra. E io mi gioco una Lucia. E Lucia, va bene. Allora 3, 2, 1, go. Vediamo i due Sephiroth cosa ci propongono. E la Lucia soprattutto cosa ci propone. La nostra waifu nascosta. Nascosta perché non sappiamo ancora se è prosperosa quanto tifa o meno. Non si capisce bene. Quindi è una mezza waifu. Sì. Schivata Veronizuka, che è schivata anche per Andy. E vediamo l'ulti. Tutte schivate. Hanno aumentato il drop rate. Qua il drop rate nel culo l'ho aumentato. Mi devo preoccupare per i banner che non trovo una minchia qua. Com'è? Tutti singola, però vediamo. Che è un Eevee quella? Sì. Sì, è un Eevee. La Glided per Kariston. E tu invece hai preso la Thunderbird. Questa è buona. Questa è per quando, una per delle quando migliori faranno, forse. Esatto, quando faranno uscire anche Seppo Thunderbird magari, forse. Ma anche per un'ipotetica coop di Leviathan, se uno non ha Cloud, certo. Può entrare con una Lucia che debuffa. E allora abbiamo un Matt. Poi mi gioco anche un Matt. Matt, doppio Matt. Triplo Matt, va benissimo. E allora 3, 2, 1, let's go. Matt è un personaggio incredibile, più forte del gioco. Anche se forse Matt si poteva conservare per quando esce la siringa. Sì, potresti anche fare questo ragionamento, però alla fine... Tanto tenermi 20 ticket... Non è che mi si tia come dite nelle vostre parti. Infatti, ma poi anche diciamo che dobbiamo essere abbastanza realisti con 30 ticket. Sì, può uscire però. Sì, effettivamente. Meglio magari puntare su dove ne ho 600, per esempio. Tanto schivata per Onitsuka, è schivata anche per Karistan, quindi abbiamo doppia schivata. Incredibile. Io invece ho puzzato. Ah no, ma Onitsuka invece, oddio, ma... Oddio, schivata senza 5 stelle? What the fuck? No, non l'ho fatta la schivata io. Ah no? Pensavo di aver visto una schivata, invece niente. Niente, già sto impazzendo, le tre record. Infatti me l'hai chiamato, me l'ho riguardato meglio. Niente. Avevo flashato, invece lui quando si è spostato possibilmente, che mi è sembrata la schivata. E niente, vi ho illusi un po'. Vabbè, ci sta, è giusto. D'altronde, non sarei qui. Mi gioco leg staff e leg. Allora, Eris. Poi abbiamo... Io rivado di Lucia e Lucia. Doppia Lucia e Eris. Ok, 3 wife al prezzo di 1. Quindi 3, 2, 1 e go. Via. Ovviamente c'è. Lucia ci sta. C'è chi ha la wife Eris. Tipo il nostro Sharpino che
lo compatiamo per questo, però no. No, no, Sherpino, sto scherzando, ovviamente ti voglio bene, lo compatiamo solo perché noi siamo gang tifa, ma è soltanto una questione di... Ah, questa volta è schivata veramente. Dai che esce. Stavolta l'ho vista la schivata. Che contro Shiva è stato difficile buttarla giù senza l'arma. E Perry invece dall'altro lato. Una sola, però vediamo qual è. Vediamo. Oh, ah, va bene. Vedi, ti può servire per la crash di Or. La Prism Rod. Ah, invece due per Lucia, per Karistan. Vediamo. Sarei curioso di riguardarmi la live dopo, Joe, vedere quante me ne sono uscite in questi ticket. Vabbè, sì, tanto poi io ritaglio tutto e metto tutto sul tubo. Perché in questi ticket veramente ne sono uscite tante. E allora abbiamo Barrett, ancora una volta. Ci riprovo. Barrett, tanta roba. Mi gioco il ticket garantito. E anche Barrett dall'altro lato, invece Onitsuka si flexa il ticket. Ah no, ok. Due ticket garantiti e Barrett, va bene. 3, 2, 1, andiamo. Let's go. Allora, vediamo cosa esce di Sephiroth, cosa esce del team First Soldier. E invece lì Barrett, c'è quell'Electro Cannon che aspetta. Mi sa che questo me lo devo prendere con... Ah, giustamente, il vestito, incredibile. In un ticket 5 stelle, quindi direi abbastanza easy. Vediamo se c'è un Perry schivata da Onitsuka giusto per il meme. Ah, niente Electro Cannon. Ah, magari sì, però 3 stelle, 4 stelle. No, neanche. E sì, uno è uscito. Ah, uno solo, sì. Anzi, due in realtà. Due, sì. L'Alloy Sword, questo è così e così. Invece lì abbiamo sempre il Thunderbird, quello era forse, sì, penso di sì. Allora, cosa vi è rimasto? Vediamo. Allora, il ticket di Seppo, poi il ticket First Soldier e Zack. Ok, 3, 2, 1 e andiamo. Vediamo che cosa esce anche da qui. Vediamo se sta Ceremonial esce. Ok, nessun vestito. Vabbè, lì ovviamente abbiamo ticket 5 stelle, quindi ovviamente c'è poco da speculare. Ah, schivata, quindi potrebbe esserci. Vediamo un po'. Anche perché Zack anche la Twinkling va bene, quindi ne ho di armi che mi... Ah, sì, la Twinkling anche molto buona. Anche attenzione, due ce ne sono. Io un po'. Thunderbird, ottima per Lucia. Una tra le migliori probabilmente. Andiamo di Seppoli, cosa è uscito? Una, quella è la Mithril Type Zero, ottima anche quella. Come Refined. Una Black Whisker, che non è male. Non è male. Non è male, non è male la Black Whisker. Ma ah, vabbè. La Twinkling Star. Ok, bene, quindi ci sta. Sono contento questa qua. Ci sta. Poi. Io ho dato. Ok, Onitsuka ha dato. Io termino qua. Ok. Ok, allora cominciamo con i 4 stelle. Dai, vediamo se riesco a sfatare sto mito dei 4 stelle. Perfetto. Quando ci sei, dimmelo. Vai, tempo 3, di sempre via. 2, 1, let's go. Ah, si comincia. Adesso mi unisco anche io.
Mi unisco anche. Oh, io ho vestito, incredibile. 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 Dai ticket 4 stelle, io vestito non si era mai visto. È un evento più unico che raro. Incredibile questa cosa. Adesso ne escono due. Vediamo. Io ovviamente ho sempre Electro Cannon nel cuore. Oh, schivata. Schivata, maledetto. Vediamo un po' che esce. Spider. Minchia, Red, ovviamente. No, Red. Eccoci qua. Niente, skipiamo, basta, neanche lo voglio vedere, Red. Anche tu hai preso Red? Sì. Ah, tu, anch'io Red. Platinum Collar, per giunta. Vediamo io, il Seaside, forse. Ah, Seaside però non è male. Gold collar. Perfetto, ottimo. Tu Platinum, io Gold. Io Platinum, io sono leggermente sopra, ma vabbè, come valuta dell'oro, ma... No. Allora, 3, 2... Aspetta, sempre 4 stelle. Perché tu, ma io torno indietro. Ah, ok, tu torni indietro, vabbè. Vai, dimmi... Allora, 3, 2, 1 e via. Sì, io ho 4 stelle vestiti, è impossibile per me, ragazzi, voi lo sapete che io i ticket 4 stelle... per me sono tabù, letteralmente tabù. Beh, Red si era visto poco stasera, quindi ci può anche stare che uscì. Certo, giusto giusto a mia Vanesh. Allora, vediamo che esce a me. Parata per te e è parata ovviamente anche per me, figurati. È stato un errore quello di prima. Il gioco se n'è accorto e dice no, aspetta. Ah, sta pullando lui. Un secondo. Oh, mi ha dato i cosi di Tifa, i guanti di Tifa. Cosa sono questi? I bunny. Oh. Ah, i bunny, sì, i bunny gloves. Quelli acqua, quelli nuovi. Quando ci sei... Vai. Allora, 3, 2, 1 e via. Na, 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 na. Vediamo se ora... niente, io sempre liscio, cioè senso, senza vestito, però. Ancora non è detto nulla. Magari c'è un parry? C'è una schivata? C'è un miracolo? Oh, parry, attenzione! Non ci credo. Oh, pure io. Ma... Andiamo all'unisono qua. Ma che cazzo. È Red di nuovo, ovviamente. Vero? Sì. Ovviamente. Figuriamoci se potessi trovare qualcos'altro. Ma trovo una 3 io. Che vabbè. Cazzo ho combinato. Ciao. Qua? Buonanotte. A Glenn, Zack e Lucia. Vediamo un po' che cazzo esce. Niente, un altro Platinum Collar. Va bene. Oh, ti posso fare. Ok. Ho detto che chiamavo Lundomule, ragazzi. Ma chiamalo. Mamma mia, per trovare sta roba è meglio non trovare niente, meglio chattare. Minchia, la merda più proprio. Vabbè, dai, un piece of cake, un pezzo di torta ti ha dato. Che fai? Te ne privi. Un bel pezzettino di torta. Meglio di un pezzettino di merda. invece carico, niente, le lance sorde. Mamma mia. Ho capito che il cane è amico dell'uomo, ragazzi, ma non è il mio amico in questo caso. Cioè, a me piacciono i cani. Black Rifle. Bene. Provare tre, una pullata del genere con tre armi equivale a shaftare. Vabbè, sempre hobby sono, dai. Magari, chissà, in futuro. Quando ci sei, me lo dici. Dal banner adesso. Il cane non è il mio... In questo caso Red non è mio amico, perché se fosse mio amico mi direbbe boh, prendi le armi che ti servono. Non si metterebbe lui in mezzo al cazzo. Allora, 3, 2... 1, go. Cioè, non si metterebbe in mezzo alle palle a dirmi prendi me. No, non lo voglio. Cioè, almeno non ora. Magari in futuro sì, ma non ora. Vediamo un po' cosa esce. Ha bisogno di attenzione, effettivamente sì. E infatti qua non ho trovato niente.
Vabbè, per me allora i ticket 4 stelle sono o red o niente, fondamentalmente. Ho capito, vabbè. Onitsuka, chiama Nomura per favore. Digli che qua la situazione non è buona. Sono red o shaft? Easy. Proprio non si torna indietro. Non c'è modo di fermarsi. Allora, 3, 2, 1 e via. Questi sono i miei ultimi 10 da 4 stelle, ok? Così. Poi se tu vuoi continuare, voglia, io invece poi cambio, mi metto con gli altri. No, a me va bene, faccio con te i bronzi. Tanto devo sperare di beccare quell'Electro Cannon che mi sta aspettando, ma chissà se riuscirò ad abbracciarlo e prendere la scossa con Barrett, col cannone di Barrett. Non out. E ovviamente niente, shaft anche qui. Bene, andiamo. Via, let's go. A posto. Oh, minchia, ma vero? Ah, t'ha fatto il fake out, t'ha fatto. Minchia, tra l'altro Barrett, attenzione. Attenzione al Barrett, al cannone di Barrett. Ah, va bene, ok. Vabbè, oddio. Ma sì, ma questo è vero debuff. Niente. Effettivamente c'è di meglio in giro ormai. Sì, era buona all'inizio, ma adesso... Era buona nella beta addirittura questa. Questa nella beta, ragazzi, aveva 3 barre ATB e abbassava la difesa fisica. Ah beh, allora sì, quella... Poi invece le hanno modificate tutte, le hanno messe tutte a 4 barre ATB, quindi... Andiamo così, un altro schifezzino. No, V39, ok. Allora, e si parte con i ticket bronzini. Sai cosa penso? Che quando ti fa il fake che non prendi niente, poi ti arriva lo stesso il 5 stelle, secondo me è tra le armi originali del gioco. Non, ah, dici da quelle iniziali? Quelle iniziali, secondo me. Ah, boh, potrebbe essere. Bisognerebbe vedere poi se... Perché ogni volta che me l'ha fatto non ho mai beccato un'arma, poi chiaramente... Le percentuali non le so, però potrebbe essere che magari siano solo quelle iniziali, tipo starter pack. Esatto. Allora, 3, 2, 1 e go. Vediamo qui cosa succede. Ah, vestito, attenzione. Grande. Attenzione. Dai, Barrett, fammi questa sorpresa, fammi questo regalo, dammi il tuo cannone. Che detto così suona male, ma l'ho detto appositamente. Così potete pensare male. Alex dice, ma non ti piace Lucia? Ho questa impressione. Non è detto. No, Alex, mi piace un sacco Lucia. Il problema è che le armi iniziali non servono a nulla. Mi piacerebbe avere la moschettina. Ah, no, non è Matt, è Lucia. Minchia, avete parlato di Lucia e me l'avete appioppata a me. Ma se quella nuova, la moschettina è buona. Me l'avete appioppata a me. No, invece è l'SSR 1976. Anche quello è buono. È buono come arma per... cos'è? Fa HP Lightning. Quello è buono come... Sì, tanto. Potrei... Sì. 3, 2, 1 e via. Che poi Luci all'inizio, quando si vede tipo l'animazione, sembra Matt perché ha la pelata, no? Invece poi la vedi bene, dici, ah no, minchia, è Lucia. Però all'inizio anche Yuffie, anzi, la riconosci perché ha tipo il ciuffetto fuori posto. Perché se non fosse per il ciuffetto, Yuffie e Lucia sono identiche praticamente. È vero. Io vi continuo a dire che comunque per me Lucia è la mamma di Yuffie. Si scoprirà che è la mamma di Yuffie. Ah, Perry, attenzione. Minchia. Shaftata. Attenzione, Perry. Con un... No, non mi dire... Minchia, red di nuovo. Porco... Ma veramente? Cioè, è incredibile. Perché sei abbonato. Quelli che non sono usciti a noi, sono usciti a te. Tutti a me mi stanno uscendo. Ah, però è il Canyon Collar. Quello è buono. Quello nuovo. Pensavo peggio. Canyon Collar, se non sbaglio, è quello che fa vento e difesa magica down. Se non mi ricordo male.
Ah, è quello Vento Canyon, non è quello... Se non mi ricordo male, dovrebbe essere quello vecchio. Aspetta, vado a vedere subito, che non me lo ricordo neanche non io. Non lo ricordo manco io. Però dovrebbe essere quello Vento... Forse hai ragione tu. Sì, è quello Vento con difesa magica down, sì, Canyon Call. Okay. Allora, 3, 2, 1 e via. E certo, non c'è 2 senza 3, effettivamente è stupido io che non ci avevo pensato. Bastardi che mi sfigate anche in chat. Maledetti. Vi mangio le teste, vi mangio. Niente, io qua ho Cloud liscio. Prossimo multi due red, così a caso. Vabbè, a posto. Mentre ormai red è il mio meme. Vabbè. Oh, che ci posso fare? Ognuno i meme non se li sceglie. Stavolta shaftino. Vabbè, ci sta. Even. Niente, qui andiamo a shaftar. Sì, un po' di shaft ci stanno. Dobbiamo ripulire il karma. Allora, 1, 2 e 3. Niente, vestito. Niente, il mio Cloud ormai ha deciso che non vuole vestirsi più. Taran, taran, down, down. E niente, altro shaftino. Vediamo io. Tanto tutto è blu. Giusto per... Oh, ho pariato. Ah, e invece Perry, attenzione. Vediamo un po'. Vediamo il Perrino cosa ci ha dato. Chi è? Ah. Barrett, attenzione. Come disse il saggio, meglio averla che non averla, ma non red. Effettivamente, sì. Vabbè. Oh. È vero, meglio averla che non averla in realtà, però se non fosse red è meglio. Almeno per ora, visto che la mia priorità era un Barrett. Vediamo. Oh. Ah, un altro enemy launcher, vabbè. Ci sta. È buona come refined questa. Okay. Attacco magico fisico e abilità fisica, ci sta. Va bene. Non ci lamentiamo. 3, 2, 1 e via. Dai, Cloud, dammi un'emozione. Niente. Cloud non ci emoziona. Niente, questi tavoli. Cloud non ci emoziona, mi dispiace. Dai. E niente. Altro shaftino. Ah, schivata. Niente, devo uscire anch'io da qua e rientrare. Cioè dai ticket. Oddio, Cloud. Ok. Oh, scusami. Ero imbambolato. Oh, Madonna. Madonna mia, l'Organix. Madonna mia. Proprio 2023. La peggio del peggio. Cioè, non so neanche come l'abbiano potuta concepire una roba del genere. Allora, 3, 2, 1, go. Niente, Cloud vestito. Vabbè. Dai, Cloud, regalami un sogno, un parry, una schivata, un one shot, non lo so, dammi qualcosa. Cosa fa la nuova di Lucia? Quella alla moschettina mi sembra che tira giù... Tira giù Death Down o M Death Down. Niente. Mi ricordo che cazzo fa comunque... No, sinceramente non me la ricordo neanche io. Anche niente, ora lo vado a vedere. Però... Tanto qua ho shaftato, quindi easy. Mica, io ho parriato invece. Però, madonna, che culo. Madonna, sto avendo un culo proprio assurdo.
Ah, era quella fuoco, sì. Minchia, 3. Danno fuoco, madonna mia. Tifa mette Yuffie, vediamo un po'. Danno fuoco e Magic Defense Down. Ah, danno fuoco e Magic Defense. No, erano le Refined che erano buone. Perché da Physical Attack Ability è fuoco, forse. Fuoco, vero. Ah, ok. Sonic Striker. E vabbè, non mi servono a niente, sono V7. Metto, cosa c'è? Buona! Una Killer Hornet. Avevo 170 parti per portarla a OB10, quindi è come se... Vabbè, OB10 e le altre parti potere scambi in caso, li prendi così per migliorare le armi. Arctic Star, buona. OB8, buonissima. Buono. Buonissima l'Arctic Star. Sì, infatti me l'ero fatta OB7 e adesso OB8 con questo. Ottimo. E allora 1, 2, 3, via. Guarda, la Hornet me l'ero proprio messa nella quest, che me ne mancavano una trentina, però vabbè. Hai accelerato i tempi. Non abbiamo accelerato i tempi. Poi adesso fammi shaftare un po', perché veramente se no. E niente, shafto io per te, tranquillo. Ok, shafto io per te. No, di nuovo, non ci credo. Shafto finto. Ah, minchia. Vediamo, vabbè, sì, di Yuffie è molto facile che sia starter. Non ha... Allora, facciamo le ultime tre pull, così io mi fermo che mi rimangono 100 ticket. E casomai tentiamo, se vogliamo tentare, di fare la crash. Proviamoci nel caso. Se ci riusciamo bene, se no... ma non ci sono DPS, il gioco che facciamo? Ah, bene. Okay. Cioè, DPS... cioè, vabbè, io sicuro non sarei DPS perché non c'ho nessuno per fare DPS. Se c'è una whale con un Sephiroth tutto OB10, nuova arma più glide e tutto quanto, si può fare senza... è impossibile, sicuro. Se... ok, Gabon a Yuffie. Ma serve tutto OB10. Cioè, non si può fare senza, è impossibile. Cioè, già le whale facevano difficoltà tra di loro. È impossibile. Serve un Sephiroth. Con Yuffie non so neanche se riesce a farlo. Se più che altro serve qualcuno che deve ridurre la resistenza del vento. E Sephiroth però si buffa il danno vento. Cioè, è mandatoria quella crash lì. Devi per forza avere quel team. Se non hai quel team, non la fai. Hanno... a sto giro hanno pisciato di nuovo lungo, come all'inizio il Sephiroth iniziale, che dovevi solo le super whale potevano... non si può fare. Se non c'è una whale con un danno astronomico vento, è impossibile. Poi, raga, se ci vogliamo così divertire alla Carlona a farci smaciullare, per me va bene. Più che altro il problema è che giustamente dobbiamo avere anche chi riduca la resistenza. Perché io posso giocare con Matt. E potrei giocare. Non sono utile. Perché la mia Iris fa schifo e il mio Matt fa schifo. Cioè, non ho il vestito e non ho niente. Quindi. Non saprei neanche come. Ho Yuffie, ma la mia arma è OB4. Quella. Mm-hmm. Cioè, è praticamente. No, io se posso fare la crash posso farla solo con Matt. L'unico personaggio utile è Matt, che posso utilizzare. Sia perché per la fase sigillo iniziale, che per la difesa, ma per il resto io DPS vento sono a zero. Anche perché ci va un personaggio che ti butta giù il, come dicevi giustamente tu, che ti butta giù la difesa del vento. E quindi o c'ha Iris o Sephiroth. No, Sephiroth non butta giù il... ah no, il... lui si potenzia. Si potenzia. Lui si potenzia. E l'ideale sarebbe Red, perché ti fa sia da tank che ti butta giù la difesa vento. Però, cioè, chi cazzo è che ha pullato quelle armi lì? No, e che ha l'OB10, o OB6 almeno, perché l'OB6 tira giù di tre tacche.
Cioè, ma è... Niente, allora continuiamo a pullare. Basta, è inutile. Se è così la situazione... Cioè, è veramente... Poi ripeto, se ci vogliamo fare due risate... Ben, no, però... vabbè, cioè, non vale neanche la pena provarci così, cioè, ci facciamo purtroppo... solo il sangue e acqua e basta. Sì, hanno pisciato, siccome i tarks erano troppo semplici, anche account come il nostro che con poca spesa... Gabo, tu ci vuoi provare? Allora, va bene, dai, facciamo queste ultime tre pull e poi ci proviamo, dai, va bene, Gabo, ci sto. Se ci vuoi provare me l'accollo, dai. E allora facciamo queste ultime tre e poi proviamo sta crash, vediamo chi vuole provarla, vediamo. Allora, 3, 2, 1 e via. Va bene, se Gabu mi dà la forza, io ci voglio provare. Se Gabu mi spinge, io mi faccio spingere. Va bene, io ci sto. Io ci sto, ci metto la faccia. Ah, guarda, non mi ricordo com'era quella là, però vabbè, penso... No, ci siamo. Cloud... Forza, ti ho dato il tempo di. Ho dato il tempo inizio di chiamare a Nomura. Sì. E invece, niente. Mi sa che qua Nomura. Ah! Fake out! Attenzione! Però minchia, Sephiroth e Lucia. Che non è che mi interessi, no, però. Va bene un fake out, almeno una gioia per gli occhi. Seppo. Ah, buona. Mithril Type Zero. Bella la Mithril. E vediamo Lucia. Ah, Black Rifle. Ok, non è male. E busta il critico questa. Ok, dimmi quando ci sei. E ci sono. Ok, allora 3, 2, 1, via. Ok, ok. Allora, vediamo cosa esce. Niente, il mio Cloud al solito si fa le passeggiatine. Niente, vediamo se è un fake quest'altro. E invece no, shaftone. Ecco, quello doggia. Ale. Tra l'altro, stasera qualcuno ha droppato armi nuove. Giusto così. Per armi nuove, forse soltanto dalle 3-4 stelle. Come 5 stelle, niente. Ah, attenzione. Barrett. Minchia. Quindi magari me la sono chiamato. Te lo sei chiamato. Minchia, te lo sei chiamato il cannone. Attenzione. Vediamo un po'. Vediamo un po'. Sven. Minchia, ah, stessa. Però il micro laser, ah, dai. Il micro laser ci sta. Però è buona, dai. Madonna quanto l'ho sfruttata sta micro laser. Pensavo fosse V-Machine, invece no. Va bene. Siamo all'ultimo. Ora appena ci sei... E poi vai, proviamo a farci spaccare il culo. Allora, 3, 2, 1 e let's go. Che altro è anche perché io non ho Eris col costume Arcanum, quindi... Ma non anche serve la mia Eris anche... fa cagare proprio. Non serve Eris che fa danno... Cioè serve proprio un tank che può essere... L'ideale sarebbe Red con l'arma che tira più vento, però... Se non ci dovesse essere quello potrebbe essere Barret o comunque un tank. E il tank deve anche avere... Oh cazzo, schivato l'animazione. Ole! Schivata, o almeno forse concludo in bellezza. Con... Il tank, no, tra l'altro deve avere meno HP di tutti perché il bastardo targetta quello che ha meno HP di tutti. For Defender, wow, grazie. Ah, Thunderbird di Lucia. Non male. Thunderbird ottimo. E poi vediamo chi è uscito di Cloud. Ah, l'Apocalypse. Oddio. Oh. Come sub weapon ci sta. Va bene, ok.